Pareggio in campo, ma vittoria del Foggia sul piano del gioco e forse domani sarà già polemica. La zona di Zeman ha avuto la meglio sulla zona di Orrico. Ma era anche logico dal momento che la squadra pugliese ha ormai assimilato da tempo gli schemi mentre gli interisti sono ancora in fase digestiva. Ha vinto lo spettacolo, 90 minuti giocati a gran carriera con continui rovesciamenti di fronte e un Foggia per nulla intimorito davanti ad avversari di gran nome. Se qualcuno alla vigilia dava per scontata la vittoria dell'Inter, questo non era certamente Orrico. Sentiamolo al microfono di Paola Ferrari. Foggia lo conoscevo, non mi ha sorpreso per niente. Casomai mi ha sorpreso, direi, la veemenza con cui l'Inter ha cercato la vittoria a tutti i costi. Della squadra di Zeman si sapeva che avrebbe giocato un buon calcio, ma non certamente che avrebbe giocato a San Siro con tanta sfrontatezza. Quattro difensori in linea, tre centrocampisti e davanti la premiata ditta Rambaudi, Baiano, Signori a far vedere i sorci verdi a Bergomi e compagni. Il primo tempo è stato tatticamente perfetto, quasi una partita a scacchi. La maggior pressione dei nerazzurri, affidata a lance ed aperture di un Matthaus ancora non al meglio e dalle folate sulla fascia di un ritrovato Fontolan, è stata bilanciata da azioni anche travolgenti che gli ospiti hanno portato avanti con 10 uomini raccolti in 30 metri, così come vuole la zona pura di Zeman. Ma non direi che abbiamo dato lezione, noi abbiamo cercato di giocare il nostro, io sono contento se a qualcuno è piaciuto come gioca la squadra e speriamo di poter migliorare e dare altre soddisfazioni ai nostri tifosi e a quelli che ci vengono a vedere. E la costanza del Foggia è stata premiata dal gol di Baiano giunto a conclusione di uno schema ben collaudato. Orrico, che in apertura di ripresa aveva lasciato negli spogliatoi Battistini rilanciando Berti a sostegno di Klisman, si è quindi visto costretto a gettare nella mischia un'altra punta, Ciocci, al posto di un evanescente Pizzi. E per alcuni minuti la difesa nerazzurra ha ballato, come ammette lo stesso Ferri. Dall'inserimento di Ciocci e di Berti, giustamente visto il risultato di 1-0 a favore del Foggia, ha spostato un po' il baricentro in avanti, di conseguenza noi dietro abbiamo rischiato qualcosa in più. Però tutto sommato, rispetto alle prime partite, abbiamo fatto passi da gigante. Ma con il trascorrere dei minuti gli interisti hanno nuovamente registrato la manovra e grazie anche ad un vigore atletico notevole hanno letteralmente assediato Mancini che ha dimostrato di possedere notevoli doti acrobatiche. Ed è arrivato il meritato pareggio con Ciocci. L'ultima mezz'ora è stata ancora di marca interista ma i tentativi delle punte si sono infranti davanti a un ottimo Mancini. Chi apprezza il calcio come spettacolo ha lasciato soddisfatto il Meazza. I tifosi più accaniti non hanno invece risparmiato qualche fischio, dimenticando che i loro beniamini hanno ancora bisogno di tempo per cambiare definitivamente mentalità e schemi. Ma non vanno sminuiti i meriti di un Foggia sbarazzino che ha dimostrato di non soffrire complessi di inferiorità, come ha dichiarato uno dei tanti esordienti in Serie A, il difensore Tore Matrecano, spietato marcatore di Klisman. E siamo usciti in una distanza anche perché, non so, forse un po' il caldo, un po' l'Inter è scesa, allora il Foggia ha reagito alla grande e siamo stati premiati sicuramente dal gol di Sciobbaiano.